Sindaco di Cutro Salvatore Migale, neo sindaco uscente, riconfermato qui a Cutro nella scorsa tornata elettorale del 15 e 16 maggio. Sindaco, il popolo di Cutro per la quinta volta l'ha confermata guida di questo paese. Cosa ci può dire? Quale emozione ha provato in quest'ultima tornata elettorale? No, veramente è una grande emozione e anche una grande soddisfazione, perché dopo tanti anni, diciamo, raccogliere un consenso anche così elevato, secondo me veramente mi gratifica molto e spero, come dire, di poter in questi 5 anni, di far fare un salto di qualità veramente alla nostra cittadina. Questo è l'impegno e sono convinto anche che questa alleanza che abbiamo realizzato con le forze del centro-sinistra ci devono portare veramente a ragionare in modo serio e responsabile, di non trovare elementi di divisione, di lacerazione, ma di raccogliere quella unità di intenti che ci consentirà veramente di fare questo salto di qualità. Cutro lo merita perché è una cittadina che può essere riferimento nella provincia di Crotone. E noi credo che abbiamo tutti i presupposti per riuscire in questo obiettivo. Il popolo di Cutro in quest'ultima campagna elettorale si è diviso. Il 50,12% ha votato la lista Uniti per Cutro, la restante parte ha votato la lista Rinnovamento. Qual è l'antidoto per recuperare e per dar fiducia anche a questi elettori scontenti dal sindaco Migale? Io penso che questo risultato deve far riflettere. Io lo raccolgo in senso positivo perché dopo tanti anni di attività chiaramente c'è sempre una volontà di cambiamento. Però io penso a quei 2840 cittadini che ancora mi hanno confermato la loro fiducia e credo che anche tanti altri che non ci hanno votato oggi li vedo anche soddisfatti, tanti di questi che non c'erano, perché poi in fondo c'era una volontà di cambiamento, però mi sembrava più un cambiamento anagrafico che si volesse, e credo che alla fine non sarebbe stato utile per la nostra città. Oggi invece noi possiamo preparare questo cambiamento, un'alternativa seria che in qualche modo possa veramente rappresentare il futuro. Quindi io credo che noi partiamo da basi solide, quello che abbiamo realizzato in questi anni, puntiamo anche a un programma importante, impegnativo, quello del piano strutturale comunale, delle opere pubbliche, la riqualificazione dei centri storici, la tutela dell'ambiente, la cultura, lo sport. Credo che veramente abbiamo delle idee importanti e le abbiamo sottoscritte in questo programma e nella prima giunta che si è svolta in questi giorni ho detto proprio questo agli assessori. Noi dobbiamo avere presente il nostro programma in ogni momento, perché alla fine del nostro mandato dobbiamo essere soddisfatti di aver realizzato quello che abbiamo scritto nel programma. Ci sono tutti i presupposti, come dicevo prima. Credo che è anche una squadra pure che vuole lavorare, quindi abbiamo anche costruito una bella squadra. Ci sono state delle conferme, no? Come quella di Lorenzano, Squillace, ma ci sono anche delle novità e esperienza, professionalità e anche dei giovani che con tutto il loro entusiasmo sicuramente ci daranno un apporto molto costruttivo. È vero, lei parlava delle riconferme. Spesso, anzi, sicuramente è più difficile essere riconfermati che essere affermati. L'amministrazione uscente candidava tre assessori, appunto l'assessore Mesoraca, l'assessore Squillace e l'assessore Lorenzano. Tutti e tre sono stati eletti con un ottimo risultato. E questo anche perché tre su tre, diciamo, candidati, tre eletti, vuol dire che in qualche modo il giudizio è positivo sulla nostra attività amministrativa e sulla nostra amministrazione. E da qui la soddisfazione. Poi chiaramente ci sono state delle situazioni che si sono verificate, questa anche divisione nel centro-sinistra, chiaramente c'era chi magari era scontento anche all'interno dei nostri stessi partiti, quindi voglio dire è stato difficile, però
abbiamo recuperato veramente un bel rapporto anche con l'onorevole Sulla, diciamo che è un punto di riferimento del Partito Democratico di Cutro, ma a livello provinciale. Penso che dopo tante anche tensioni, alla fine si è costruito un'intesa, perché abbiamo capito entrambi, penso, che se vogliamo veramente lavorare per il Paese dobbiamo mettere da parte ogni bega politica che non serve ai cittadini. Io credo che anche i cittadini ci stanno indirizzando su questa strada, e dobbiamo cogliere, perché io penso che c'è anche fiducia. Io, non è facile avere fiducia oggi nelle forze politiche, nelle istituzioni. Io invece vedo che a Cutro c'è tanta fiducia, c'è tanta aspettativa, più di quanto ce ne fosse nel 2006. Non dobbiamo deludere i cittadini. Credo che il mio impegno è massimo. Io ieri sono stato alla Regione Calabria per questo progetto dell'asilo nido insieme all'ingegnere Rizzuto, e in macchina ci dicevamo proprio questo: questi 5 anni dovranno essere 10 anni per l'impegno che dobbiamo mettere, nel senso che l'impegno deve essere al doppio. Quindi credo che potremo realizzare tante cose, tanta parte di quel programma, se non tutto, lo dobbiamo realizzare nell'interesse della nostra città, far diventare Cutro una cittadina normale, che è la nostra aspirazione, dove funzionano i servizi, dove la gente è serena. È una cosa che io mi sono sempre posto, l'obiettivo prioritario, quello di vedere non la gente nervosa, ma la gente tranquilla e serena, che anche quando discute di un problema grave, ne discute in modo ragionevole. Io credo che queste sono cose che a cui dobbiamo puntare, e sono convinto che Cutro può dare veramente delle risposte molto concrete in questa direzione. Ci stiamo lavorando, abbiamo le forze in campo, che sono anche questi giovani che abbiamo inserito nella giunta, e altri che saranno coinvolti attraverso anche deleghe consigliari, ma gli altri assessori che poi rientreranno in un secondo tempo. Cioè, deve essere un lavoro collegiale, perché il lavoro non è mai di un singolo, e tutti sanno che io spesso delego sull'attività amministrativa, perché mi piace di far fare l'esperienza e mi assumo sempre la responsabilità, specialmente come succede sempre, di avere un personale affidabile, di personale serio che si comporta correttamente, onestamente. Abbiamo fatto una bella giunta l'altro giorno, veramente con grande dignità, diligenza, e con una grande volontà di fare tanto per il nostro paese. Quindi la squadra è pronta, è già partita. Lei, durante la campagna elettorale, aveva fatto una promessa ai cutresi, cioè che sarebbe impegnato affinché il piano strutturale comunale avesse avuto una svolta come nella fase iniziale di questa nuova amministrazione. Si è già messo al lavoro su questo? Certamente, abbiamo già cominciato a lavorare, e dobbiamo rispettare i tempi. Con l'ufficio tecnico siamo rimasti d'accordo che entro 6 mesi noi dobbiamo licenziare il piano strutturale comunale, così come è stato scritto nel programma. Quindi siamo già al lavoro, stiamo cercando di organizzare un laboratorio tecnico dove coinvolgere tutti i tecnici di Cutro, perché non dobbiamo risparmiare nessuno. Se vogliamo veramente raddoppiare l'impegno, dobbiamo avere anche un personale disponibile, e noi lo coinvolgeremo tutto, coinvolgeremo tutte le professionalità della nostra città. Sono convinto che alla fine questo modo di lavorare ci porterà veramente a trasformare la nostra comunità, a trasformare anche la mentalità dei nostri concittadini, ma anche dei professionisti, di tutti gli operatori sociali, economici, del campo edilizio, con quel progetto anche che vogliamo realizzare del completamento delle facciate, con degli incentivi anche ai privati. Quindi c'è un fermento, io credo che non deve cadere questa tensione, questo entusiasmo. Io ho un grande entusiasmo, perché è ormai ho fatto una scelta di vita, di dedicare la mia vita al mio paese, e questo sto facendo. Spero che questo possa alla fine essere riconosciuto, e comunque i fatti dovranno
dire, diciamo, dare la risposta e dare ragione di quello che dico. Bene, Sindaco, a questo punto prendiamo l'argomento giunta. Si sono dette tante cose sulla giunta, che praticamente non era pronta, che non c'erano gli accordi, però il giorno in cui c'è stata la seconda convocazione del Consiglio Comunale, la giunta era lì, lei l'ha presentata con tutti gli assessori ai nastri di partenza. Cosa è accaduto veramente in queste settimane? Io penso che sono accadute tante cose. Credo che è stato necessario temporeggiare qualche giorno, ma non per cambiare la proposta. La proposta è rimasta sempre uguale. Quella che abbiamo, diciamo, discusso all'inizio è rimasta fino alla fine. Però siamo cambiati noi, cioè gli interlocutori. Alla fine abbiamo capito che all'inizio c'era un po' di diffidenza l'uno dell'altro. Piano piano ci siamo convinti, strada facendo, che in realtà questa diffidenza si poteva mettere da parte. E alla fine, quando è venuta meno questa diffidenza, l'accordo si è raggiunto in pochi minuti. Quindi questo è successo. E devo ringraziare tutte le forze politiche che sono state in campo, il Partito Democratico in prima persona, diciamo in primo luogo, come ho detto, e anche, diciamo, il consigliere regionale Sulla, che ha dato una grossa mano per risolvere il problema, specialmente alla fine, di trovare l'intesa. Poi, diciamo, l'Italia dei Valori, che è stata sempre dall'inizio disponibile e a, diciamo, assecondare le scelte che abbiamo fatto, perché l'ha ritenuto dall'inizio la proposta giusta, quella che facevamo noi, i Verdi, Sinistra e Libertà, la società civile, anche quella parte del mondo cattolico che, diciamo, ci ha anche, come dire, seguito in questa campagna elettorale, ci ha dato anche, diciamo, una mano a risolvere i problemi. Io penso che effettivamente, poi la riconferma anche dell'ufficiale di governo di San Leonardo, Elisavetere, è stato anche quello là un risultato importante, perché è stato prima di tutto accettato anche dalla popolazione, che non era scontato che noi prendessimo 160 voti di lista lì e 106 voti di preferenza Elisavetere. Quindi anche lì c'è stato qualche cosa, che qualche molla che è scattata per variegare un po' il voto, che in passato magari era più uniforme. Quindi credo che le cose, da queste cose si può dedurre che si sta cambiando qualcosa, magari gradualmente, però man mano che andremo avanti i cambiamenti saranno molto più rapidi, quindi dobbiamo continuare su questa strada. È anche importante anche sottolineare che a Steccato di Cutro è ufficiale di governo è l'avvocato Salvatore Salerno, che tra l'altro il 4 di giugno è anche, diciamo, si è sposato, e quindi da questa emittente gli formuliamo i migliori auguri, sia di buon lavoro come ufficiale di governo, ma anche come marito, di essere, diciamo, come dire, felice insieme alla moglie, perché veramente è una giornata bella per lui, diciamo, sia per il matrimonio che per la funzione che dovrà svolgere. Poi gli assessori che sono stati inseriti, diciamo, di buono, oltre a quelli che abbiamo citato prima, Lorenzana e Squillaci, che sono state due riconferme, di buono come assessore alle finanze, anche una professionalità, una persona anche stimata e apprezzata. Poi Voce, Domenico, un giovane, diciamo, che, diciamo, è anche molto impegnato, figlio d'arte anche Voce, figlio dell'ex sindaco Voce, quindi persona anche stimata, diciamo, nella popolazione. Credo che abbiamo fatto un buon, il vice sindaco Vasapollo, che è stato il primo eletto, e poi anche il Presidente del Consiglio, Gaetano Liperotti, dato prova alla prima seduta di essere, diciamo, all'altezza del compito, di svolgere il ruolo con molta correttezza e disponibilità verso anche i gruppi di minoranza. E il Consiglio, devo dire, si è svolto veramente in un clima di grande civiltà. Io le cose a cui tengo di più sono queste, mi creda. Cioè, quando si svolge un consiglio, c'ho sempre la preoccupazione che il consiglio possa avere dei toni aspri. Mi piace la democrazia, il confronto civile, sempre lo ripeto e lo ribadisco in ogni occasione, e penso che questo consiglio, anche la minoranza, è stata veramente di una grande, diciamo, disponibilità a confrontarsi. E la cosa più bella è stata quando abbiamo votato il presidente e il vicepresidente, che abbiamo votato sia noi che loro,
anzi prima loro hanno votato il nostro presidente all'unanimità a voto segreto e poi noi abbiamo ripetuto la votazione 15 voti su 15 votanti, sia il presidente che il vicepresidente. Il vicepresidente è andato alla lista rinnovamento, alla lista di minoranza, che è Massimo Tambaro. Esattamente, cioè Liperotti, presidente, e vicepresidente Tambaro della minoranza. Ma questo è veramente un risultato significativo. Non solo, ma lo stesso Tambaro nell'intervenire ha dichiarato che vuole essere coinvolto dalla maggioranza, perché evidentemente anche è un consigliere, tra l'altro, che ha fatto parte anche del precedente consiglio, persona anche stimata che ha lavorato, diciamo, anche in questi 5 anni, voglio dire, dall'opposizione. Credo che non ci saranno difficoltà per noi di accettare queste proposte e di coinvolgere, così come abbiamo fatto in passato, anche la minoranza nell'interesse della nostra comunità. Io sono molto fiducioso, credo che l'impegno che ho assunto, quello di completare questo programma, questo progetto di Cutro Città Aperta, ma quello anche di formare una classe dirigente all'altezza del compito, di cui Cutro e i cittadini di Cutro possono andare fieri e orgogliosi. Sindaco, un'ultima domanda. Quel giorno in cui c'è stato lo scrutinio, c'erano un accavallarsi di voci in cui davano vincente la lista di centrodestra alle Linze e poi c'è stato il recupero. Lei come l'ha vissuto quegli attimi? Allora, chiaramente, diciamo, sono stati sempre dei momenti come di attesa, però, come dire, non lo so perché, ma nel mio animo ero convinto che alla fine avremmo prevalso. Non so che cosa, diciamo, mi dettava questa cosa, tant'è vero che non ho vissuto, diciamo, quell'ansia che hanno vissuto gli altri, perché l'hanno seguita. Io mi sono un po' distaccato, diciamo, come faccio sempre quando sono in lezione, perché dopo tanti anni cerco sempre di tenermi un po' in modo, perché poi lo so che alla fine sono forti le delusioni, diciamo, che si hanno. E anche in questo credo che quando mi sono ritrovato poi lì, diciamo, che la gente annunciava la nostra vittoria, diciamo, non sono stato nemmeno come eccessivamente, no, perché gli eccessi, non sono uno che ama gli eccessi, in ogni cosa, sia nella vittoria che nella sconfitta, mi piace sempre la moderazione, così l'ho vissuta e così penso di consigliare anche agli altri di essere sempre moderati, sia quando si vince sia quando si perde. Poi voglio dire, l'arco della politica è un arco di tempo molto lungo. Uno non si deve demoralizzare perché perde una battaglia, perché guai se fosse così. Io credo che essendo l'attività politica un'attività lunga, uno deve pensare sempre subito dopo, un momento dopo la sconfitta, subito di ricominciare a lavorare, perché verrà sempre un altro momento in cui potrà fare valere le proprie ragioni. Credo che questo mi ha insegnato anche l'esperienza e credo che anche gli altri devono fare tesoro di questo. Everybody's got to learn sometime.
Everybody's got to learn something. Change your